Oggi sì, è stata tosta. Penso la partita, una delle partite più difficili del campionato. Una squadra, cioè, ci aspettavamo perché è una squadra forte. Anche l'andata mi ricordo abbiamo fatto veramente tanta fatica. Sono una squadra molto tecnica, molto forte sia individualmente che a livello di collettivo. L'è andata da un mister veramente forte, quindi ci aspettavamo. È una partita che sarebbe potuta finire in qualsiasi modo, avrebbero potuto vincere loro, avremmo potuto vincere noi. Penso che a livello di occasioni il pari sia stato più giusto. Lo vedo come un punto guadagnato in due persi. Però è stato molto puntuale, però avete concesso veramente poco. Sì, mi ricordo occasioni clamorose durante la loro traversa alla fine, una palla che è rimasta lì e che ha fatto molto bene, ma non solo a livello difensivo dei quattro dietro, ma tutta la squadra del centrocampo ci dà una grande mano, l'attacco a partire dal Barbelli che la prima punta si sacrificano, quindi siamo potuti. Anche le altre squadre quando arrivano qui adesso vi affrontano con un piglio diverso, forse hanno capito, ecco, che non siete semplicemente una matricola. No, come si definiscono una matricola cattiva se non sbaglio, all'inizio dell'anno non ci aspettavamo neanche noi, però stiamo facendo bene, ci crediamo, in casa è il nostro fortino, se non sbaglio tutte le partite che abbiamo fatto in casa abbiamo preso solo 7 gol, 3 con la Castellanzese, quindi quando vengono qui sanno che saldremo sulla vittoria. Okay. Lei detto tutto prima, è una squadra che difende tutti insieme. Andando però sul reparto, cambia gli interpreti, non cambia quasi mai il risultato. Quanto è importante lavorare insieme, come state lavorando? Oggi mancava Balzo, che non è un elemento qualsiasi, ecco. Le assenze, diciamo, sono assenze importanti, però sono stati bravi quelli che hanno preso il posto degli assenti, a partire da Ferrando, poi è uscito, abbiamo messo Maffezzoli difensore centrale, certo. Quindi si è comportato veramente bene, perché comunque siamo un bel gruppo, in settimana lavoriamo bene, siamo sereni perché il nostro obiettivo all'inizio dell'anno l'abbiamo già raggiunto, quindi la salvezza senza fare i play-out, adesso giochiamo spensierati, ci divertiamo e ci alleniamo in settimana con col sorriso e cerchiamo di riportare la domenica quello che il mister ci chiede in settimana. Domanda scontata, ci pensate al primo posto? Come dice il mister, noi dobbiamo cercare di entrare in campo partita per partita, cercare ovviamente di vincere, di restare lì il più attaccato possibile alle prima, seconda, fino a 4 partite dalla fine, 4-5 partite dalla fine. Poi se siamo lì, le ultime 4-5 ci proveremo. Per adesso cerchiamo di fare il meglio possibile, come dice il mister. Grazie.